parlare dopo Luigi adesso l'impresa, perché il caro Luigi a Termini Imprese, dopo che ho parlato io, ha detto: dopo questa depressione che racconto qualcosa di positivo, adesso mi tocca fare il contrario. Dopo qualcosa di positivo, adesso mi tocca terrorizzarvi. Anche perché, essendo stata definita in diretta televisiva eversiva, scusatemi, ma io mi sento in dovere di terrorizzarvi. E quindi andiamo al dunque. Io faccio parte della Commissione Affari Sociali, una commissione che si dovrebbe occupare di sanità, giusto così, un settore molto marginale, e affari sociali, quindi tutti i temi sociali, a partire dall'infanzia, adolescenza, famiglia, donne, disabili, anziani, eccetera, eccetera. Sempre le care colleghe Claudia Mannino e Chiara Di Benedetto stanno provando dall'intera giornata a rubare l'unico primato che è riuscito a ottenere la mia commissione, quello di avere prodotto provvedimenti zero, perché a differenza della commissione ambiente, la commissione cultura, di cui tanto si lamenta Chiara, dice sì, ci fanno fare provvedimenti minori, io ti dico non ti lamentare tanto, perché c'è chi è messo peggio, c'è chi si ritrova in una commissione tanto delicata come appunto la commissione che si occupa di sanità e temi sociali e ha prodotto temi zero. Questo non lo dico io vi chiedo di non fidarvi delle mie parole, andate direttamente voi a controllare, andate sul sito della Camera, sito semplicissimo, www.camera.it, andate a cercare le varie commissioni, cercate affari sociali e guardate per esempio quante volte a settimana ci riuniamo. Vi dico già che ci riuniamo un'ora al giorno, il martedì, il mercoledì e il giovedì, ovviamente nella pausa pranzo tra un delirio in aula e l'altro. Chiaramente non sto a dirvi quante volte abbiamo provato a convincere i colleghi ad aumentare almeno i ritmi di lavoro, abbiamo detto ma lavoriamo di sera o lavoriamo di mattina, convochiamo sta benedetta commissione alle 8 di mattina, alle 8 di sera, finiamo a mezzanotte, come tra l'altro fanno le altre commissioni, perché la domanda è semplice, tutti quanti siamo impegnati in aula, ma perché per esempio la commissione cultura almeno sti provvedimenti minori li riesce a fare e noi invece non riusciamo a fare niente? Le risposte che abbiamo ottenuto sono vabbè, ma il governo emana troppi decreti e quindi noi dobbiamo perdere tempo a dare i pareri ai decreti. Questo mi è stato detto da una collega del PD e io ho detto: carissima collega del PD, a me pare che al governo ci sia proprio il PD, quindi perché non gli dici tu al caro governo: guarda, forse stai esagerando con questi decreti, neanche io stessa riesco a lavorare. Vabbè, ovviamente a questa critica risposta è zero. Oppure ci vengono a dire, per esempio abbiamo proposto, vabbè allora lavoriamo il lunedì e il venerdì, solitamente i lavori d'aula sono molto meno pesanti il lunedì e il venerdì, potremmo occupare tutta la giornata per le commissioni, quindi sbrighiamo i vari pareri ai decreti che sono assolutamente inutili perché il governo non ne ha mai tenuto conto, e andiamo avanti con le nostre proposte di legge. Per esempio abbiamo una proposta di legge sulla nomina dei direttori generali, oppure abbiamo quella sul gioco d'azzardo, dico i temi ci sono e le proposte sono state anche calendarizzate. La risposta a questa proposta è stata no, perché noi lunedì e il venerdì siamo nel territorio a mantenere il rapporto con i cittadini e a raccontargli quello che facciamo. E allora lì la domanda nasce spontanea: ma che gli racconti se la commissione affari sociali non fa assolutamente nulla? A quest'altra critica mi è stato risposto: la divita come buon anno della Lega. Chi non lo conosce, con l'anno della Lega, è un personaggio abbastanza, per così, grazie, peggio, vabbè. È un personaggio abbastanza folcloristico che si diverte in aula, insomma, a fare cose un po' stravaganti. L'ultima volta si è appeso allo scranno della presidenza, cioè immaginate qui lo scranno della presidente Boldrini, lui passa, si appende come una scimmia, immaginate solo se l'avesse fatto un 5 stelle, la Boldrini si gira, sorride e dice: tanato! Questa è stata una scena che vi invito ad andare a rivedere perché è successa la settimana scorsa. Quindi questo per dire un po' in che ambiente ci ritroviamo, e questo diciamo per quanto riguarda raccontare così aneddoti leggeri. Andiamo invece al terrorismo che vi avevo promesso poco fa. La prima attività che ha portato avanti la mia commissione per fare finta di lavorare, no? Quindi poi andare a raccontare ai cittadini che facciamo finta di lavorare, è l'indagine conoscitiva sulla sostenibilità economica del sistema sanitario nazionale, che è tra l'altro un tema delicatissimo visto che siamo in una situazione di crisi esagerata. Allora abbiamo detto benissimo, subito mettiamoci a studiare
Ora io sono certa che se chiedo a chiunque di voi, ma se tu dovessi studiare la sostenibilità economica del sistema sanitario italiano, ma cos'è la prima cosa che andresti a scavare? Cioè, chi sono i primi interlocutori, di quale tema vorresti che i primi interlocutori che vai a incontrare ti parlino? Cioè, qual è secondo te il fattore principale? I dirigenti sanitari, per esempio, perché il tema direttamente collegato è la corruzione. Noi abbiamo fatto notare che nelle audizioni programmate in 3 mesi di indagine conoscitiva, quindi non è che abbiamo avuto una settimana, abbiamo avuto 3 mesi, io ve lo dico chiaro e tondo, potete anche questo andarlo a controllare perché la lista di audizioni è pubblica sempre sul sito della Camera, non c'è stato un audito che ha parlato di corruzione. Quindi io vi sto dicendo che per la Camera dei Deputati il problema corruzione in sanità non esiste. E questo deve essere un caposaldo, diciamo, del modo in cui portare avanti questo lavoro. E che cosa succede? A parte i vari scandali, il caso De Girolamo, che neanche vi dico che il ministro Lorenzini è venuta poi in audizione, nemmeno ha citato il caso, e noi per questo abbiamo presentato un'interpellanza urgente che vi invito a seguire, probabilmente la settimana prossima con la collega Fabiana Dadone, chiederemo conto e ragione al ministro della Salute, soprattutto per questo silenzio al riguardo, perché va bene che la De Girolamo si è dimessa, ma tu ministro della Salute mi devi raccontare che cosa è successo in quella. E cosa è una notizia della settimana scorsa, forse l'avete letto in qualche giornale, la Commissione europea ha mandato l'annuale relazione sullo stato della corruzione degli stati membri. Chiaramente l'Italia, come sappiamo benissimo, è messa abbastanza male. Guarda caso dicono, attenzione Italia, è proprio in sanità che la corruzione si esprime al meglio, quindi non è che sono i grillini che lo dicono, evidentemente è un dato di fatto. Praticamente abbiamo studiato il documento, la relazione che è stata inviata dalla Commissione europea, e tra i vari fattori che mettevano in evidenza per quanto riguarda la corruzione in Italia, guarda caso facevano notare come in Italia ci sia una carenza di leggi che contrastino il lavoro delle lobby. Sicuramente le lobby, adesso è una di quelle battaglie direttamente collegate al Movimento 5 Stelle, ma ancora una volta, guarda caso, non è un tema grillino, ce lo sta dicendo la Commissione europea che ha analizzato il problema della corruzione, quindi evidentemente non è una battaglia da collegare a un partito o un movimento politico, forse è una battaglia che portano avanti le persone dotate di buon senso o semplicemente oneste, e quindi noi sicuramente è una cosa che porteremo avanti. Specificando che questo tema delle lobby che noi abbiamo cominciato a portare avanti con la denuncia che sicuramente vi ricorderete di Luigi Di Velli, abbiamo fatto il nome di questo lobbista che durante i lavori della legge di stabilità si è permesso di fare pressione su dei parlamentari affinché scrivessero degli emendamenti che favorisse i suoi interessi. E la situazione è molto più grave, nel senso che quando abbiamo dei lobbisti che sono gli agenti esterni che possono agire indisturbati alla Camera, in qualche modo possiamo contrastarli. Per esempio in ufficio di presidenza abbiamo chiesto di regolamentare gli ingressi alla Camera. Ma quando i lobbisti sono i parlamentari stessi, quando i lobbisti sono deputati e senatori, che quindi non è che subiscono pressioni esterne, sono loro stessi portatori di interessi di parte, allora in quello stato che cosa dobbiamo fare? E non è un'ipotesi, io vi dico che il presidente dell'ordine dei medici è un senatore del PD, il presidente dell'ordine dei farmacisti è un senatore di Forza Italia, il presidente dell'ordine degli infermieri è una senatrice, sempre del PD. E il fatto che loro siano, quindi abbiano dato questo conflitto di interessi, un cavallo di battaglia che racconta sempre Riccardo Nuti, evidentemente ci sarà una ragione, si esplica in un'azione parlamentare che loro hanno portato avanti, potete trovare tutti i dettagli nel nostro sito sempre www.parlamentari5stelle.it. Il signor Mandelli ha presentato un emendamento al decreto mille proroghe per praticamente fare sfuggire gli ordini professionali agli obblighi che sono scritti nella legge anticorruzione. Vi dico solamente questo e concludo: il 31 gennaio 2014 scadono i termini per la pubblica amministrazione per adempiere a degli obblighi appunto istituiti con la legge anticorruzione, tra cui per esempio la pubblicazione del piano triennale anticorruzione. Benissimo, questi